bene, ci fa piacere che l'assessorato si impegni, come diceva, per una scelta consapevole, per un'informazione corretta. Quello che però invito a fare è leggere il resto del Carlino di oggi, ce l'abbiamo qua, dove praticamente tra i 30.000 euro assegnati all'ASL di Bologna ce n'è una parte, praticamente un terzo, assegnato con un bando che solleva notevoli dubbi, perché un bando fatto per la progettazione di strumenti comunicativi cartacei, progettazione di un sito web dedicato e progettazione di un profilo social, pagine Facebook, viene affidato a chi ha come requisito una laurea magistrale in discipline delle arti, musica e spettacolo, indirizzo arte. Quindi un indirizzo ben preciso. Ora, a parte il fatto che, mi permetto di correggervi, la laurea DAMS non è una laurea indirizzo arte, non è una laurea magistrale, quindi c'è anche un errore tecnico. Punto secondo, ci chiediamo: questo requisito unito alla esperienza documentata in progettazione di campagne di comunicazione in tema di vaccinazioni crea, chiamiamolo così, un combinato disposto per cui questo bando sembra fatto apposta per una persona specifica, sembra più un'opera di sartoria che un bando dedicato ad aumentare l'informazione, la consapevolezza, l'indipendenza della formazione su cui noi ci battiamo da tempo e soprattutto dei soldi destinati a ricreare, ripeto e ribadisco, quel clima di fiducia che si è perso tra le istituzioni e i cittadini e tra la pratica vaccinale e i dubbi sollevati da tanti cittadini. Noi riteniamo che un bando, innanzitutto una borsa di studio, sia uno strumento inadeguato, ma questo è un nostro parere, perché secondo noi era più adeguato fare un altro tipo di bando, perché in questa maniera vengono tagliati fuori i professionisti e invece ci si rivolge solo a borsisti. Si vede benissimo oggi sui giornali che la beneficiaria di questo bando, l'unica partecipante a questo bando, anche perché sinceramente, visto appunto la combinazione di requisiti richiesti all'interno di questa borsa di studio, non so quante persone rispondano a tutti questi richiesti, a tutti questi parametri messi insieme in Emilia-Romagna, è una persona che ha avuto un ruolo principale all'interno della formulazione di questa legge, è la persona che ha avviato la raccolta firme per l'obbligo vaccinale, è la persona che si espone politicamente alle terrazze PD e che fa i selfie con Renzi. Adesso voi ditemi se una campagna informativa fatta in questa maniera può ricreare il clima di fiducia coi cittadini. Se una persona, per carità di Dio, oltretutto prima vittima di questo clima di divisione, perché noi siamo vicini alla signora che purtroppo viene anche insultata e offesa, da questo noi ovviamente prendiamo le distanze, ma che è la prova che comunque non è la persona adatta a portare avanti una campagna informativa che deve ricucire uno strappo. Qui c'è uno strappo coi cittadini e voi state continuamente dimostrando di non aver nessuna voglia di fare corretta informazione, ma probabilmente di avere già in mente a chi dare quattrini, soldi, benefici, forse magari perché vi aiuta in tutte le circostanze a fare propaganda politica.